reputi, gente? L'Italia è sul punto di liberarsi di quel cappio al collo chiamato euro? Parrebbe proprio di sì per molte ragioni che cercheremo di spiegare. Cominciamo col dire che il governo, l'attuale governo, formato da PD e 5 Stelle, che è fortemente europeista e che, specialmente nella sua parte piddina, ha nella difesa dell'Unione Europea, dell'euro e della permanenza dell'Italia all'interno dell'Eurozona, la sua stella polare, il suo obiettivo principale, ebbene, il governo è sempre più debole e con ogni probabilità è destinato a crollare a breve. Come sapete, ormai è sotto gli occhi di tutti, l'esecutivo è paralizzato. Su tutti, i dossier più importanti non è in grado di decidere nulla. Oggi c'è stato uno scontro violentissimo, l'ennesimo, su Atlantia, sulle autostrade, per quello che riguarda l'immigrazione, altro tema caldissimo, si continuano a parlare, soprattutto la parte, diciamo così, di sinistra, per usare un termine che ormai non ha più alcun significato, il PD e l'Eu spingono per abrogare, abolire i decreti di sicurezza varati dal 5 Stelle insieme a Salvini nel precedente governo, ma anche su questo si è deciso di non decidere rimandando a settembre. Il MES, altro elemento importantissimo, spacca e divide la maggioranza e anche in questo caso tutto quello che l'esecutivo riesce a fare è rimandare, è contrapporsi senza arrivare a nessuna decisione. Conte ormai è platealmente in linea con il PD, ma platealmente in rotta con il Movimento 5 Stelle. E recentemente Romano Prodi, che del PD, cioè di una delle forze di maggioranza, è uno dei guru, si può dire, oltre che uno dei fondatori, ha recentemente affermato che non c'è il tabù sull'entrata nel governo di Silvio Berlusconi, proprio in visione io ritengo, soprattutto in visione del voto sul MES, il che in qualche misura è paradossale se si pensa che per oltre 20 anni il Partito Democratico e Prodi in particolare hanno parlato di Berlusconi come una minaccia alla democrazia, come una destra regressiva, come una forma di barbarie politica da cui l'Italia si doveva in ogni modo liberare. Ebbene, adesso invece è diventato uno statista pronto ad entrare nel governo, quasi a voler dimostrare quello che noi sosteniamo da tempo, ossia che la distinzione tra centrodestra e centrosinistra, che per 20 anni ha tenuto gli italiani divisi e contrapposti, era totalmente finta e totalmente immaginaria. Ma io penso che l'operazione di allargamento della maggioranza a Berlusconi sia destinata a fallire, sia perché non ci sono i numeri, sia perché non c'è, a mio avviso, lo spazio politico, lo spazio di manovra politica per un'operazione del genere. E di conseguenza, in una situazione in cui al Senato in particolare la maggioranza dell'attuale governo è risicatissima ed è composta da forze politiche non coese, ma viceversa profondamente contrapposte, e oltretutto con l'avvicinarsi delle elezioni regionali che segneranno con ogni probabilità una debacle per le forze di governo, la possibilità di una caduta dell'esecutivo e quindi di un ritorno alle urne, perché io ritengo non ci saranno i numeri per ulteriori pastrocchi che oltretutto gli italiani non digerirebbero, quindi la possibilità della caduta di questo governo e di nuove elezioni è molto molto concreta. Ma ovviamente non è detto che una nuova maggioranza con Salvini e con la Meloni, specialmente se comprendesse anche Forza Italia e soprattutto se fosse determinante negli equilibri della maggioranza, non è detto che questa porterebbe l'Italia fuori dall'euro, è evidente. Ma non è tanto questo il punto. Il motivo per cui è molto verosimile lo scenario di un'uscita dell'Italia dall'euro è differente e riguarda in particolare la devastante crisi economica e sociale che sta arrivando. Proprio per l'appartenenza dell'Italia all'Eurozona e le assurde e masochistiche regole a cui il nostro paese si è sottoposto per adottare questa moneta del tutto sballata per la nostra economia, non è possibile intervenire come ha fatto la Gran Bretagna, come hanno fatto gli Stati Uniti, come hanno fatto tutti gli stati sovrani,
stampando moneta per arginare gli effetti della pandemia, gli effetti economici della pandemia di coronavirus, e quindi a settembre ci attende una crisi sociale ed economica gravissima che inevitabilmente si ripercuoterà anche a livello politico. E oltre alla prospettiva del cambio di governo, ci sono almeno un paio di altre novità assolutamente significative, secondo me. La prima, ve ne ho parlato, è il referendum che l'associazione EUexit di Vittorio Sgarbi sta proponendo e per la quale si stanno raccogliendo le firme in tutti i comuni italiani. Secondo i sondaggi, il numero di italiani favorevoli all'euro e all'Unione Europea, nonostante la propaganda da regime comunista a cui siamo sottoposti da decenni, sono ormai maggioritari, cioè il numero di coloro, secondo i sondaggi, il numero di coloro che vogliono uscire dall'euro, è maggiore di quelli che vogliono restare. Ora, se consideriamo che i sondaggi li fanno istituti che da sempre sbagliano, per così dire, a favore del sistema, pensiamo alla Brexit, tutti gli istituti di sondaggio dicevano che avrebbe vinto il Remain, pensiamo a Trump, tutti gli istituti di sondaggio dicevano che non aveva nessunissima chance di essere eletto presidente, o anche in casa nostra gli istituti di sondaggio ci avevano raccontato che Monti godeva di un grandissimo appoggio popolare, poi dopo, al dunque, alle elezioni, Scelta Civica si è dimostrata più che altro sciolta civica, prendendo una quantità di voti ridicoli. Il PD è sempre dichiarato in testa, poi alle elezioni prende sempre delle batoste clamorose. Quindi, se tanto mi dà tanto, il numero degli italiani contrari alla permanenza nell'UE è notevolmente superiore a quelli che invece vogliono tenersi questa sciagurata moneta. Di conseguenza, la possibilità di una vittoria referendaria sulla scia di quello che è avvenuto in Gran Bretagna dei sovranisti, di coloro che vogliono riappropriarsi della sovranità monetaria e uscire dall'euro è estremamente concreta. Non solo, c'è anche una novità politica di rilievo, perché come molti di voi sapranno, in Italia non si possono fare referendum sui trattati internazionali, possono essere solo consultivi, non sono vincolanti. Ma il fatto che in un referendum il popolo sovrano si esprima a favore dell'uscita dall'euro è un elemento che politicamente sarebbe dirompente, e c'è già chi è pronto a coglierne i frutti. Recentemente, come vi abbiamo annunciato da molto tempo, insomma lo sapevamo tutti quanti, ne abbiamo parlato tutti, Gianluigi Paragone ha fondato un suo partito che si chiama proprio Italexit e che ha come primo punto l'uscita dell'Italia dall'euro. I giornaloni hanno titolato che è un esordio amaro perché al suo esordio nei sondaggi viene stimato appena al 2%. Ora, innanzitutto, come sappiamo, i numeri dei sondaggi sono sempre assolutamente, sottovalutano continuamente da sempre il voto sovranista, il voto antisistema. Ma il 2% in una situazione in cui praticamente nessun giornale, nessuna televisione, non è stata fatta nessuna forma di campagna elettorale se non sul web. Se in queste condizioni il partito di Paragone è già accreditato di un 2%, cioè sul livello dei partiti di Renzi o di Calenda o della Boldrini, cioè tutti i personaggi che hanno goduto di un enorme potere politico e di uno spaventoso vantaggio mediatico, io direi che è un esordio tutt'altro che deludente, soprattutto perché gli stessi studi di sondaggio indicano nel 5-6% il bacino potenziale dei voti. Io ritengo che in presenza di una campagna elettorale e in presenza di una visibilità sui grandi media, ma anche in assenza, il partito di Paragone, soprattutto se riuscirà a coinvolgere, a convogliare anche le altre forze sovraniste, potrebbe avere un'ottima affermazione, potrebbe arrivare al 6, al 7, all'8%, e questo cambierebbe radicalmente lo scenario politico. È evidente, secondo me, che tutti coloro che hanno un qualche potere all'interno dei gruppi politici sovranisti dovrebbero evitare di coltivare il proprio orticello e dovrebbero convergere su quella forza strettamente sovranista che chiede l'uscita
dall'euro, che ha più possibilità di arrivare in Parlamento e quindi di incidere a livello politico. Quindi io ritengo che da un lato Paragone dovrebbe cercare, discutere e cercare l'appoggio di tutti questi altri gruppi che esistono, dall'altro i gruppi già esistenti dovrebbero convergere verso questa forza, perché è evidente che la presenza di un partito Italexit come quello che ha consentito alla Gran Bretagna di riappropriarsi della propria sovranità viene molto prima del proprio orticello, anche quando questo comporta una rinuncia a qualche punto che magari si ritiene importante, perché il fine ultimo è sicuramente comune, cioè l'uscita dell'Italia da questa gabbia in cui dei politici traditori l'hanno messa. Ma non ci sono solamente questi due elementi interni che fanno sì che la possibilità dell'uscita dell'Italia dall'euro divenga molto concreta. C'è anche lo scenario esterno. La Germania, come abbiamo detto in altre occasioni, come ormai tutti sanno, la Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato illegittima la politica monetaria della BCE, cioè la BCE, per evitare il collasso dell'euro, ha stampato un'enorme quantità di moneta con la quale ha acquistato i titoli del debito pubblico dei vari paesi, anche se sul mercato secondario, non primario, tra cui l'Italia. Questo ci viene presentato come un enorme favore, un salvataggio, che l'Unione Europea fa nei nostri confronti. In realtà, i burocrati della BCE vogliono salvare esclusivamente l'euro. Se non avessero applicato questa politica, l'Italia sarebbe dovuta necessariamente uscire dall'area euro e l'euro sarebbe collassato, con svantaggi soprattutto per la Germania, mentre a mio avviso l'Italia avrebbe guadagnato molto da un punto di vista economico. Nonostante questa politica avvantaggi principalmente la stessa Germania, che grazie a una moneta sottovalutata ha potuto fare una sorta di concorrenza sleale a tutte le altre economie, come gli rimproverano gli americani, come gli rimprovera in particolare Trump. Nonostante questo, la Corte tedesca ha stabilito che questa politica non è più lecita, o meglio, che non lo è mai stata e lo ha certificato. Quindi è verosimile che, anzi, è probabile, se non certo, che Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca, smetta di partecipare alla politica monetaria della BCE, perché la sua Corte Costituzionale glielo impedisce. E a questo punto il collasso del sistema euro arriverebbe inevitabilmente, anche senza o anche prima che l'Italia decida di uscire. Alla luce di questo possiamo capire perché le forze della maggioranza, e in particolare il PD, le forze ultraeuropeiste, spingano così tanto perché l'Italia prenda i fondi del MES. La ragione non è di natura economica, ma politica. Infatti, i soldi che noi potremmo prendere dal MES, innanzitutto sono vincolati alle spese sanitarie, poi sono del tutto insufficienti per affrontare l'emergenza che ci troveremo ad affrontare da qui a poco, o meglio, che già dovremmo affrontare, che già dobbiamo affrontare, ma che si aggraverà ulteriormente a breve. Però vincolano l'Italia alla presenza all'interno dell'euro, cioè è un modo per far pagare agli italiani un pegno, un costo altissimo in termini di sovranità, in termini di commissariamento delle nostre politiche, per avere quattro soldi, parte dei quali li mettiamo noi direttamente, essendo tra i maggiori contributori del fondo del MES, per fare un favore alla Germania e all'Olanda e convincerle quindi a rimanere all'interno di questo sistema, a tutelare il sistema euro che a loro conviene e a noi no, ma al di fuori del quale le forze come il PD non vedono nessun orizzonte politico e quindi sono pronte a svendere l'interesse nazionale pur di veder sopravvivere quel fallimentare progetto politico che è andato a tutto vantaggio dei nostri competitori e che adesso sta crollando, perché insieme a quel progetto delirante di Unione Europea verrà giù anche il loro fragile castello politico. Non avranno più alcun senso a livello del panorama politico italiano una volta che avranno perso anche il dogma europeista, che è l'ultima cosa che gli è rimasta.
Se il video ti è piaciuto e pensi che l'informazione libera sia indispensabile, sostienici e aiutaci a crescere. In descrizione troverai tutti i riferimenti per dare il tuo contributo.